e un terzo amico, in tre. Più me, che siamo in quattro, ce ne andiamo da Mamet a Monastir. Dei parcheggi della Marina di Monastir, siamo arrivati. Attorno al Marina ci sono questi appartamentini, che comunque sono molto, molto cari, che però servono, servono per i turisti, per quelli che vengono in barca e che aspettano amici o perché devono, io preferirei andarmene in centro. Oggi c'è vento qui al porto. Non è un porto grandissimo, ma è molto, molto frequentato, anche perché ha prezzi molto buoni. Qui una barca di 10 metri per tutto l'anno paga un po' meno di 1000 euro l'anno. I ristorantini del porto, ma non è questa la Tunisia, anche se comunque per chi sta in barca qua è comodo. Porto è dopo 500 metri, si è praticamente al centro della città. Lì c'è il forte davanti a noi, particolarmente ventoso. Vedete il mare con le palombelle bianche. E questo è l'ingresso del porto di Monastir. E questo è il forte. Subito dopo il forte, ora che ci porto, c'è una grande piazza. Di fronte a noi ci sarà la moschea. A destra il mausoleo di Bourguiba, a sinistra si entra sulla Medina, che è il grandissimo mercato forte. In fondo a questa strada, sulla destra, c'è il grande mercato municipale. È uno degli ingressi del mercato qui di Monastir. No, pure le lumache, che significa che sta per piovere. Sono tutte queste lumache qui. Questi melograni sono in tanti e il costo non è elevato, un dinar e 6. Per un chilo, quindi ne significa più o meno 50 centesimi. Ed eccoci dentro il mercato, carne, pesce, verdure, e già è tardi perché è mezzogiorno, ma normalmente c'è molta più roba. Questi pesce spada sono effettivamente piccolini, questi, è freschissimo. Dal pesce alla carne, questa è della trippa ancora non lavata e non pulita, agnello quanto ne volete, e questa è la merguezza, che è una particolare salsiccia che è anche un po' piccante, salsiccia ovviamente non di carne di maiale, che qui non ce n'è, non se ne trova. Questi gamberi costano 6 dinari 8, cioè praticamente 2 euro al chilo. Ho un po' di spezie, mi serviva del curcuma, del curry e dell'aglio fresco. Come vedete qua, questa è stata la raccolta delle olive. Le olive ne abbiamo quante ne volete. Ma abbiamo anche mele e soprattutto melograno, però il periodo dei melograni e la Tunisia è piena di questi frutti. A mangiare così c'è un ristorantino tunisino, una taverna tunisina, un po' di kebab. Patate fritte con olio, anzi olio con patate fritte. Insomma, mangiamo perché la panza ha i suoi diritti. E
sistema, siccome non si perde niente, ci mettono le patate fritte alla sopra e così l'olio scende e ritorna da dove era prima. Risparmio. Poco fa è una sorta di misto di verdure cotte con arista e olio, molto piccante ma anche molto buono. Questa è una sorta di pasticceria ambulante, come vedete. Non lo provo perché in genere con dolci, biscotti e altro non ho una grande affinità, però per chi vuole. A mangiare in questa Reggia Taverna, l'avrei chiamato un tempo, ancora qua il tavolo ce lo devono pulire, però mangeremo bene e sicuramente non ci distrangueremo. Pollo con riso e patate fritte, pane e ora arriva il resto. Più o meno cacciatiche sono queste verdure, quelle che dovevo vedere prima, mentre quello è un panino con il kebab. Bene, assai, per 18 dinari, cioè 5 euro e mezzo abbiamo mangiato benissimo in 3. All'ingresso della Medina, è molto grande, dove in alcune parti si può entrare anche con la macchina. Queste sono le immagini, alcune immagini di alcuni vicoli della Medina di Monastir. Qui siamo all'esterno della Medina, qui c'è la moschea e ora torniamo a Marina, dove c'è ci sono Ivan e la sua auto, e torniamo ad Ammanetto. Alto dell'ingresso della Medina di Monastir, che a me devo dire non piace moltissimo, però è sempre qualcosa di caratteristico, soprattutto per noi che veniamo da altri mondi e altre culture. Arrivati in porto, l'ultima carrozza per turisti, che è una carrozza diciamo particolare, diciamo molto per turisti. E con questa cosa così diciamo amena vi saluto e vi ringrazio.